Ciao amici, oggi è una buona notizia, in soli 10 giorni si possono ottenere grandi risultati per la linea e la salute. Esiste un percorso per perdere velocemente, in modo sano, due cose che non vogliamo tenerci addosso: la sfiga e il malocchio? No, sono le tossine e il grasso. Secondo un programma scientifico studiato nella Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, in poco tempo ci si può disintossicare e perdere fino a 5 kg in 10 giorni, come in quel film comico italiano, com'era? Quello con la rivolta dei pazienti affamati? No, questo è serio. È un programma funzionale che punta non solo al dimagrimento, ma al benessere di tutto il corpo. Il segreto sta non solo nel modo di mangiare, ma anche di cucinare. Siamo quello che mangiamo, vero? Allora, cosa ci fa davvero bene e cosa invece no? Scopriamolo con i 7 punti fondamentali di questo programma. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Disintossicare la cucina. Il primo passo è ripulire la cucina. Devo fare pulizie per dimagrire? No, bisogna togliere dalla cucina tutti quegli alimenti che procurano danni alla linea. Via zucchero, insaporitori industriali, sale, salse industriali, dolci confezionati. 2. Fare la giusta spesa. La lista della spesa include tutti gli ingredienti base indispensabili per cucinare sano. Sano non vuol dire insipido, largo alle spezie, meglio se disintossicanti come curcuma, zenzero e peperoncino. 3. Ridurre i cibi incriminati. Evitare gli alimenti zuccherati, cibi con grassi idrogenati e cibi troppo salati, anche il caffè e l'alcol, perché impediscono di riprogrammare l'organismo a perdere peso. 4. Colazione. Secondo questo studio, latte e caffè sono la prima causa di infiammazione per il nostro organismo. Invece, la giornata detox inizia con un bel frullato di frutta fresca, semi e frutta secca. Ecco fatto! 5. Pranzo. Per la pausa pranzo, o una zuppa di verdure o un'insalatona ricca, proprio come la mia insalatona risolutiva con le proteine che trovate in questo video. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. 6. Cena. L'importante è mangiare proteine magre e verdure in abbondanza, come a pranzo. Ancora meglio proteine veg, come legumi, tofu e tempeh, al posto delle solite proteine animali. 7. Non patire la fame. Sicuramente molti penseranno: ma morirò di fame. Questo regime alimentare non vuol dire togliere, ma riequilibrare le quantità. Serve a creare un rapporto sano con i cibi che fanno bene, depurano, nutrono e non ingrassano. Questo è il modo giusto di dimagrire anche secondo la naturopatia, come spiego nei miei coaching personali. Mangia consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!